Lunedì sera nella cattedrale di Teggiano il vescovo della diocesi di Teggiano-Policastro, Monsignor Antonio De Luca, ha conferito il ministero dell'elettorato a tre laici della diocesi che si preparano a ricevere l'ordinazione diaconale. Si tratta di Alvaro D'Ambrosio della parrocchia di San Giovanni in Terranova di Sicignano degli Alburni e di Marcello Stranieri e Antonio Oliviero, entrambi della parrocchia della Santissima Trinità di Sala Consilina. Alla celebrazione hanno preso parte Don Gabriele Petroccelli, vicario della forania di Teggiano Sala Consilina e parroco della Santissima Trinità, Don Salvatore Sanseverino, vicario generale della diocesi, Don Romolo Barbarulo, parroco di Sicignano, Don Giuseppe Radesca, parroco di Padula, Don Martino De Pasquale, direttore della Caritas diocesana, Don Romano Tardugno e padre Enzo Rispi, segretario del Vescovo De Luca, oltre che i seminaristi della diocesi. È momento importante, direi momento di grazia non solo per la nostra diocesi, per la comunità, ma per tutta la Chiesa, perché quando un membro della Chiesa viene, come dire, toccato dalla grazia in modo particolare, per cui riceve dal Signore una chiamata a servirlo in modo particolare nella Chiesa, e il beneficio, il dono che il Signore concede alla persona, al battezzato, va sempre a favore di tutta la comunità cristiana, per cui è un bene per tutta la Chiesa, anche perché il diacono, come il sacerdote, è ordinato per la Chiesa, quella Chiesa che si incarna nella realtà diocesana. È una gioia, credo, per tutta la comunità, no? aver accompagnato ieri questi due membri della nostra comunità parrocchiale, Tonino e Marcello. Marcello, per la verità, risiede come territorio nella parrocchia di San Pietro, appartiene alla parrocchia di San Pietro a Sala, però credo da una ventina d'anni, forse qualcosa in più, frequenta, già prima che arrivassi io, insomma, lui frequenta questa parrocchia di Trinità, vive in questa comunità, il suo essere cristiano e la sua esperienza pastorale. Momento di grazia, momento di gioia, due laici che si preparano all'ordinazione diaconale. La Chiesa diocesana, nella persona del Vescovo, ha accolto il loro desiderio, ha verificato e sta verificando la loro vocazione, ha iniziato con loro un percorso che è durato oltre 10 anni. Ieri sono stati istituiti i lettori. Il Ministero dell'Elettorato è un ministero laicale che li abilita ad un impegno in più nella Chiesa. Per capirci, diciamo, è la prima tappa, no? Che accompagna all'ordine sacro. E poi ci sarà il ministero dell'accolitato, quando il Vescovo deciderà, poi, insomma, se il Signore vorrà, il diaconato.